Io ho sentito anche il ministro Franceschini che l'altro giorno mentre ero all'estero mi ha chiamato, abbiamo un incontro la settimana prossima col commissario Lignola, non è una proroga automatica quella al 31 dicembre e per chi non riesce a presentare lo statuto, la bozza di statuto, il commissario sta lavorando da tempo, quindi fino al 30 giugno c'è oltre un mese, fino al 30 giugno si potrebbe scrivere una Costituzione, quindi uno statuto si può fare, noi vogliamo dare il contributo anche perché abbiamo una delibera di conferimento di 40 milioni di euro, noi siamo per il superamento del commissario, del commissariamento, lo stesso governo auspica i superamenti dei commissariamenti, anzi prima avvengono meglio è, da un termine finale, quindi lavoreremo anche qui in stretto collegamento tra commissario San Carlo, in particolare il governo, per dare il nostro contributo affinché si vada verso una gestione ordinaria del Teatro San Carlo, perché è giusto che così, San Carlo deve tornare alla sua vita ordinaria con i soci fondatori che danno una mano, con una programmazione ordinaria, basta commissariamente. I teatri fanno parte della città e secondo me è giusto che sia il sindaco a presiedere le fondazioni lirico-sinfoniche, questo vale per Torino come per Palermo, Napoli come Roma.